La folla delle grandi occasioni all'inaugurazione della personale dell'artista Adelina Casavola, amici ed estimatori provenienti da ogni parte della provincia ionica e non solo, hanno raggiunto la galleria comunale del Castello Aragonese di Taranto, che ospiterà la mostra fino al prossimo 9 giugno. Dalla capitale della Valle d'Itria alla capitale della Magna Grecia. La mia 70esima personale. Per i primi 40 anni dipingi direttamente dal vero. Poi parallelamente ho curato sempre la fotografia, che avevo iniziato all'età di 10 anni, a disegnare a 4 anni. A un certo punto il dipingere direttamente dal vero creava dei problemi, dei limiti. Quello che si vede dalla finestra, quello che si vede dal terrazzo, questo puoi vedere in campagna. Ho cominciato ad utilizzare la fotografia per allargare i miei orizzonti. Dunque un'artista aperta alle sperimentazioni, donna tenace e volitiva, e anche quando la vita l'ha posta di fronte a delle scelte, il suo rapporto con l'arte non si è mai risolto in rinuncia. Sulle sue tele c'è molta natura. Molta natura, a me piace spaziare, mi piace lo spazio. Lei ha dedicato tanta attenzione anche alla maternità. Ho cominciato con le Madonne, ma ho detto perché non creiamo una Madonna più moderna, tipo la Madonna del Riposo? A un certo punto ho fatto posare il mio nipotino con la mamma, cercando di creare un'idea nuova di Madonna. Il mondo visto dalla finestra, soggetti bucolici, la natura, i fiori, le Madonne rappresentano la cifra della sua arte, che negli anni ha conosciuto anche una dimensione internazionale, esponendo a New York e Parigi e nelle più importanti città d'arte italiane. Insomma, una donna del sud vera che antepone sempre i valori, in primis la famiglia. E sì, perché quella di Adelina Casavola è una famiglia importante ed autorevole nel nostro territorio. Suo marito, l'onorevole Pinuccio Caroli, già sottosegretario alle finanze della Repubblica Italiana. Vivo combattendo e cercando nella pittura di realizzare quel mondo ideale che a me è sempre piaciuto. Ma Adelina Casavola ha anche un messaggio per i giovani artisti. Ai giovani bisogna dire che si esprimano liberamente, che facciano quello che sentono.